proprio un'esperienza cinematografica. È un film che ti diverte pure se non è un film comico. Gli uomini d'oro sono quelli che riescono a fare un colpo senza spargimento di sangue, se vogliamo. Il sogno di molti, no? Quello di fare il colpo facile, che non ferisce nessuno. Però poi in realtà ci sono sempre delle conseguenze da pagare. Che caro. Un anello. Un anello. Fai finta di niente, fai finta di niente. E dico, ci sono sempre delle conseguenze. Sì, 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 continua a fare finta. Ci sono sempre delle conseguenze da pagare. Tu parla un attimo. Sì, 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 vai, 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 vai. Non era vero, no, una gag che facciamo. Facciamo sempre. È una gag che facciamo. Ispirato ad una storia incredibilmente vera, perché insomma il fatto in sé era già abbastanza curioso, però poi la fantasia del regista e degli sceneggiatori l'hanno fatto diventare un film abbastanza atipico, un action crime pieno di azione. Si ride anche, però è pieno di suspense, insomma è molto interessante. Qualcuno pensa che questo film possa far ridere, che sia una commedia, e invece non lo è per niente, e quindi forse è quello che porta fuori strada. Secondo me recupera una cosa che noi avevamo nel DNA del cinema degli anni 70, dei poliziotteschi, dei crime che facevamo negli anni, alla fine degli anni 60, fine dei primi anni 80, dove c'erano gli inseguimenti con le macchine da polizia, film con Maurizio Merli, Milano spara, Napoli risponde, quel film là. Se qualcuno mi chiede qualcosa io non so niente. Quanto pensi che ci mettono a capire che ci sei in mezzo anche te? Già è tanto che lo fanno lavorare uno zulu come te. Io sono il meridionale trapiantato a Torino, una Torino degli anni 90 in cui si sentiva di più la differenza nord-sud, c'era più razzismo, più battute sui meridionali, sui terroni. Fabio è un mio collega, ma dal carattere completamente diverso. È burbero, è chiuso, è tirchio, ha problemi di salute e da lì nasce comunque un contrasto fra noi due, anche se poi ci troviamo costretti a collaborare per questo colpo, ma ognuno ha delle motivazioni diverse. Io voglio cambiare vita, voglio aprire un ciringhito in Costa Rica, lui invece lo fa per la famiglia. E poi Fabio si tira dentro il lupo, il personaggio interpretato da Ero. Devi imparare a stare zitta. Cosa c'è? Non camuovere il culo in discoteca come una zoccola. Anche lui poi ha le sue fragilità, soprattutto sentimentali, perché poi è uno che, insomma, che fa recupero crediti, ha fatto il pugile, ha menato a mezzo Torino, però poi dopo sta in balia di una donna della quale è perdutamente innamorato e probabilmente questo colpo lo fa più per lei che per se stesso. Mandava di misurarmi con qualcosa di molto diverso, con un dialetto diverso, con una fisicità particolare, ho dovuto insomma allenarmi, prendere 10 kg per farlo, insomma mi sono divertito in realtà. Il film vuole dire proprio questo anche, cioè che noi non siamo dei professionisti del crimine. Però questo sta nella tradizione della commedia italiana da questo punto di vista. Cioè, i nostri grandi film di bande erano sempre bande dei cialtroni, appunto dai Soliti Ignoti in poi. Decisamente pop. Poi si vede già dal trailer, ma ci sono delle sequenze in discoteca che sono secondo me straordinarie. Bellissime. Non è un remake, anzi è completamente diverso da quell'altro film, perché questo è un film dove la storia viene raccontata da tre punti di vista diversi. Ci sono io, c'è Fabio De Luigi, c'è Edoardo Leo e ognuno di noi aggiunge un tassello alla storia. Questo è poi è il bello di fare questo lavoro, no? Ti trovi da una parte, da un lato, dall'altra parte. Noi volevamo farli arrestare da Coliandro, questi tre, ma non si poteva. Non si poteva, stesso io, ci abbiamo provato, ma non riuscivo. Non c'è niente di... Niente che ricordi. Assolutamente è una commedia con dei toni anche un po' grotteschi. Questo invece è un film super realistico. Quindi non c'entra assolutamente niente. Forse lo possono aver detto, ci sono dei pezzi delle discoteche con dei colori un po' così. Da questo film. Salta più all'occhio perché lo vedi quasi sempre fare dei film, ovviamente delle commedie brillanti. Ma noi siamo molto molto felici di questo, perché è una forza del film è vedere un attore completamente in una parte diversa.
Il pub del Lupo è la sagra birra Santa Ambrogia. Ho scoperto che è un posto abbastanza cult per i torinesi. Sì. Andatela a vedere, che ci sta parecchio la sagra birra di Santa Ambrogia. Quasi tutto ambientato nella sagra birra. Sì, è tutto là. Molte volte in Italia si è paralizzati dal provare un genere nuovo o semplicemente il genere che invece prima si praticava molto di più. È un peccato perché poi il cinema ti può dare un respiro molto più ampio, come nel caso di questo film, dove, ripeto, c'è un grandissimo lavoro sui costumi, sulla fotografia, sulla musica, sull'ambientazione, sui rumori, i suoni. È proprio un'esperienza cinematografica. È un film che ti diverte pure se non è un film comico. Lettori, lettori, spettatori, non ci leggete, guardateci, esatto. Leggere, ma che vi importa, esatto, di leggere? Andate al cinema. Se non vi piace sullo schermo fate così col dito e cambiate film. Esatto. Io manco lo volevo fare questo lavoro. Io altri 20 anni qua dietro mi ammazzo. E che ti vuoi inventare? Tu preferisci farti 20 anni di galera che 20 anni alle poste. Se ti nascondi dentro la cassaforte, basta che scambi i sacchetti quando quello va a fare i giri, capito? Pensi che ci mettono a capire che ci sei in mezzo anche te? Quelli il giorno dopo partono in Costa Rica. 4 miliardi. Dov'è che vai te? Guarda che non ce l'ho mica l'amante. Me la posso permettere.